Inizio preparando i cestini di parmigiano. Ho messo sul fuoco a fiamma medio-bassa un padellino antiaderente per crepe, va benissimo anche uno normale. Quando risulterà bello caldo, cospargo con due cucchiai di parmigiano grattugiato. Con un cucchiaio allargo leggermente e delicatamente, facendo attenzione a non creare buchi. Faccio fondere fino a quando assumerà un bel colore dorato. Allontano dal fuoco e lascio leggermente intiepidire. Con la spatola stacco molto delicatamente. Poggio sul bicchiere capovolto. Faccio molta attenzione a non scottarmi e stringo con le mani i bordi verso il bicchiere. Lascio raffreddare bene bene. Stacco molto delicatamente. Procedo allo stesso modo realizzando gli altri cestini di parmigiano. Questi cestini di parmigiano possono essere tranquillamente preparati anche il giorno prima. Non devono prendere aria o umidità. Non vanno assolutamente in frigo. Ti divido in due parti una fetta di bresaola, realizzo delle roselline. Infilzi in uno stecco di legno un'oliva nera denocciolata e una mozzarellina piccolina piccolina. Condisco il primo cestino sistemando sul fondo dell'insalatina mista. Decoro con le roselline di bresaola e lo stecco farcito. E ora preparo la seconda farcia. Nel tritatutto metto delle fette di mortadella e del formaggio fresco spalmabile alle erbette. Frullo il tutto e ottengo un composto omogeneo. Riempi il cestino di parmigiano con la farcia appena preparata, l'ho inserita nella sacca à poche. Termino decorando con la granella di pistacchi. Termino con l'ultima idea, condisco dei gamberetti precotti con due cucchiai di salsa cocktail, mescolo bene bene. Realizzo con delle fettine di salmone affumicato delle roselline. Sul fondo del cestino di parmigiano metto dell'insalatina mista. Riempio con i gamberetti conditi. Decoro con la rosellina di salmone affumicato. Termino con i semi di sesamo neri. I cestini di parmigiano sono degli sfiziosi antipasti, ideali da servire in occasioni di feste. Sono gustosi e sfiziosissimi, semplici e velocissimi da preparare. Vi faranno fare un figurone quando li porterete in tavola. Potete farcirli con quello che più vi piace, spazio alla fantasia. Vanno riempiti al momento per non far ammorbidire troppo la cialda di parmigiano.